Benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Questo settimo video è da considerarsi come un addendum alla precedente serie. In questo video, riusciremo ad aggiornare, per esempio, nel nostro, tabella transazioni, la nostra tabella transazioni il mese di aprile. Vedete che fino adesso abbiamo considerato e lavorato solo sul mese, di marzo. E noi simuleremo l'arrivo in una specie di cartella di dumping del mese di aprile 2015, cioè dei dati dei nostri negozi, delle nostre vendite. Sapete che il nostro sistema informatico è una tabella prodotti in cui c'è il nome prodotto, il prezzo e la quantità e scusate, l'identificativo del prodotto, poi c'è una tabella dei negozi per comune e per regione e poi c'è la tabella centrale, la joint table, in cui ci dice quale prodotto viene venduto in quale regione, a quale prezzo e in quale quantità. Fino adesso abbiamo solo ricevuto i dati di marzo. Vedete anche nel nostro data model all'interno di Power Pivot ci sono soltanto i dati di marzo. Per poter rimbalzare da Power Pivot a Excel si può fare con i tasti della finestra nella barra dell'applicazione oppure c'è questo tastino Excel. Oppure si va in Power Pivot, finestra Pivot, questa è la maniera per rimbalzare. Quindi simuliamo un dumping manuale dei dati di aprile. Quello che dobbiamo fare, come al solito, per inserire un flusso dati che arriva da una sorgente esterna, tab Power Query recupera dati esterni da file CSV questa volta perché il file è un comma separated value, quindi è un file separato da virgole. Selezioniamo OK e sappiamo che ogni qualvolta da Power Query noi tentiamo di inserire una sorgente esterna, si apre la finestra autonoma di Power Query. La prima cosa che fa Power Query è quella di aggiungere il primo record come intestazione delle colonne, se è un'intestazione, come vedete, prima riga come intestazione, e poi di associare un tipo all'informazione, perché nel file separato da virgole, ovviamente l'informazione tipo non c'è. Vediamo, per esempio, nell'ID transazione associato numero intero e va bene, nella data transazione data e va bene, nel tavolo associato il tipo testo, nel prezzo del prodotto numero intero e non riusciamo a capire perché in questa casella a discesa non ci sia il tipo valuta, ma in ogni caso si può fare in Excel, quantità prodotta e numero intero e ovviamente il comune testo. Vi ricordiamo, ogni qualvolta inserite dei sorgenti esterni tramite Power Query, sempre controllare il tipo del testo perché il tipo del testo costituisce una di quelle entità logiche che servono a Power Query per costruire un'architettura relazionale. D'accordo, siccome in questo tipo di dump file che è già pronto non dobbiamo fare nessuna manipolazione perché i campi corrispondono assolutamente alla nostra tabella transazione, clicchiamo il tasto chiudi e carica. Con questo comando, che cosa fa Microsoft Query? Costruisce un nuovo foglio all'interno del nostro file Excel con la relativa tabella presa come dato esterno. Vedete che malgrado qui nel pannello della query della cartella di lavoro lo definisce correttamente aprile 2015 e ce ne dà una preview. Stranamente, all'interno del tab non riesce ad etichettare il tab come aprile 2015 e gli dà un generico nome foglio 1. Se questo pannellino non compare, nel tab Power Query c'è mostrare quadro, d'accordo? Tab Power Query mostrare quadro fa comparire o sparire il pannellino dei nostri sorgenti esterni. Adesso noi facciamo un dumping manuale del mese di aprile. Selezioniamo la prima cella, Ctrl Shift, freccia in basso, Ctrl Shift, freccia a destra. Abbiamo selezionato tutto il nostro range cell. Ctrl C, copia. Andiamo manualmente all'interno delle transazioni, selezioniamo l'ultima cella, Ctrl V incolla. Vedete che anche se è stato fatto manualmente, Excel ha inserito in pratica il nostro mese di aprile all'interno dell'oggetto tabella transazioni. C'è un piccolo errore perché qui avevamo messo un automatismo in cerca verticale, lui ovviamente non lo riesce a riprodurre. Vedete nella barra della formula? Qui c'è soltanto il dato, mentre qui c'è l'automatismo. Quello che si può fare, come sempre, è copiare la formula,
andando sopra la maniglietta in basso a destra della cella, clicco il tasto sinistro, mantengo premuto e trascino ed ecco che la formula, aspetta qui, clicco, mantengo premuto ed ecco che la formula viene recuperata. Io che cosa ho fatto? Semplicemente aggiunto il mese di aprile al nostro dataset delle transazioni. Quello che devo fare adesso, siccome il nostro sistema è relazionale, per poter vedere ad esempio all'interno, vedete, della tabella pivot, io dico, ci scrivo TP per tabella pivot prodotto regione, un aggiornamento del fatturato, perché questo è l'aggiornamento rimasto a marzo, 5.950 euro, noi dobbiamo andare all'interno del tab Power Pivot e fare aggiorna tutte. Che cosa significa? Aggiorna tutte le nostre relazioni. Come vedete, quando all'interno del tab Power Pivot si preme quel pulsante, ti porta all'interno del data model e ti fa vedere che ha aggiunto, come vediamo, marzo, il fatturato di marzo a quello di aprile. Possiamo andare indietro in Excel, andare nella nostra tabella pivot e adesso usare il relativo pulsante che abbiamo all'interno del tab opzioni, vedete, degli strumenti tabella pivot. Questi tab compaiono e scompaiono a seconda che io sia all'interno del mio strumento o no. D'accordo? Vedete, se io sono all'esterno dello strumento, il tab scompare, vedete? Mentre se io mi colloco all'interno dello strumento, il tab compare. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiornato il data model, ma non si è aggiornato il valore del fatturato. Entriamo all'interno della tabella pivot, clicchiamo opzioni e c'è il relativo pulsante aggiorna. Adesso vedremo il fatturato aggiornarsi ed ecco che il fatturato si è aggiornato a 11.900 euro. Ovviamente questo valore sale perché il fatturato è un'entità che sale perché abbiamo aggiunto un altro mese. Adesso per nostra convenienza, forse qui potremmo anche aggiungere nel pannellino tabella pivot, il quale pannellino se scompare viene definito elenco campi, no, possiamo farlo, addirittura ce ne fa fare due, facciamolo scomparire. Se scompare all'interno degli strumenti tabella pivot, tab opzioni, clicchiamo elenco campi ed ecco che ricompare. D'accordo? Volevamo fare un'altra attività, ma prima di questo, io volevo far vedere che all'interno di Power Query ho sempre questo pannellino simile. Vedete che tutti i miei sorgenti esterni sono qui presenti, ma in realtà io stranamente non ho la tabella transazioni. Perché non ho la tabella transazioni? Perché non essendo un sorgente esterno, non viene percepito da Power Query come un'entità che io posso manipolare, ma in realtà avrei la necessità di manipolarla. Io voglio aggiungere la tabella transazioni come un oggetto all'interno di questo pannello. Che cosa faccio? Seleziono una cella e se vediamo che all'interno di Power Query io ho tutti questi pulsanti che ci dicono da quale tipo di sorgente esterna io posso inserire un'informazione nuova in Excel e ad esempio io posso inserire anche, vedi, dati Excel dall'interno dello stesso foglio. Vedete che questo pannello si interrompe per dire che questo è il settore recupera dati esterni, questo è invece il settore recupera dati dallo stesso foglio. Quindi io per creare una nuova entità che è presente all'interno dello stesso foglio, clicco da tabella Excel e vedete che lui mi apre nuovamente Power Query e mi dà la possibilità di manipolare i miei dati. Molto stranamente, mentre se io, per esempio, prendo una fonte esterna in un file testuale separato da virgole, vediamo che Power Query riesce ad associare correttamente il tipo di dati. Invece, in questo caso, pur prendendolo dall'interno dello stesso file, vedete che si equivoca, in pratica non prende il tipo di dati. Noi quindi è molto strana questa cosa, dobbiamo ogni volta, no? Riassociare il tipo di data. Vedete che ci dà la data transazione con un'ora fittizia che non esiste, quindi un'altra volta data. Poi possiamo selezionare nome prodotto e comune contemporaneamente, gli associamo il tipo di dato testo. Poi prezzo prodotto, proviamo, ma numero decimale come a volere i decimali dell'euro, ma in realtà non funziona questa procedura, quindi non c'è il decimale. Quantità prodotto, numero intero. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente creato un'origine dati dall'interno del nostro stesso file, perché noi questa entità non l'avevamo elencata,
nella lista di quelle entità che noi possiamo manipolare. Io potrei avere mille ragioni per cui voglio manipolare, ad esempio, questa entità, crearne una nuova e con delle caratteristiche differenti. L'unica cosa che ho fatto è modificato il tipo, non voglio fare nessun'altra manipolazione, ancora una volta chiude carica. Che cosa significa chiude carica? Che mi crea, vedete, un altro foglio di Excel, sempre rinominandolo in maniera generica, non riusciamo a capire perché qui non riesce a scrivere il nome dell'oggetto, perché qui riesce a scrivere TBL transazioni, no? Mi piacerebbe che anche qui scrivesse TBL transazioni. Quindi questo che cos'è? È un oggetto che è assolutamente identico alle nostre tabelle transazioni, che però adesso finalmente è presente all'interno del pannello query della cartella di lavoro. Quindi io posso, diciamo, farci una serie di operazioni. Quello che notavo è che, ad esempio, utilizzando questo strumento, quando andavo in un grafico pivot, vedi, io li chiamo GP grafico pivot, in realtà, anche se io faccio l'aggiornamento del data model tramite il tasto Power Pivot, aggiorna tutto, e poi tramite il tasto aggiorna del Power Query, il grafico pivot non mi si aggiorna. In pratica non mi si aggiorna. Quindi quello che possiamo fare, possiamo anche tranquillamente cancellarlo, tasto destro elimina, o tenerlo se ci interessa sapere il dato di marzo. Poi noi andiamo nuovamente in finestra Power Pivot e gli diciamo di fare un altro grafico pivot. D'accordo, nuovo foglio di lavoro e prendiamo come al solito il nostro case study, e sapere in quale regione si fatturava di più, quindi nei campi delle righe noi mettiamo la regione, e poi nel campo del fatturato il fatturato calcolato. Vedete, insomma, ed ecco che ancora una volta vediamo che la Sicilia è la regione che fattura di più, e vediamo che questa volta è stato aggiornato, perché prima il grafico pivot arrivava fino a 3.000 euro e adesso ci sono invece le righe di 5.000 e 6.000 euro. Vediamo, mancano alcune cose, possiamo fare vedere, ma non è l'oggetto di questa serie di video. Possiamo selezionare per esempio il nostro grafico, fare tasto destro, aggiungi etichetta dati. Questo per, vedete, immediatamente ci mette iero, questo per farci capire, è un dato aggiuntivo per sapere ad esempio qual è l'esatto valore, perché dal grafico l'esatto valore non si comprende. Quindi quello che abbiamo verificato è che quando facciamo un dumping manuale, per esempio in un aggiornamento del nostro business, in questo caso il mese di aprile, automaticamente lo strumento non si aggiorna. Noi dobbiamo andare all'interno del tab Power Pivot e fare aggiornare tutte le relazioni, e dopo manualmente andare all'interno, ad esempio in una tabella Pivot, e andare nel tab Opzioni ed aggiornare. E per quello che riguarda il grafico pivot, a meno che io probabilmente non, forse ho sbagliato qualcosa, rifarlo manualmente, ma ormai con questo strumento è così veloce la cosa che non ci vuole un tempo così lungo, quindi si può tranquillamente fare. Poi quello che abbiamo fatto è che quando si va all'interno di una tabella pivot e non c'è il nostro elenco dati, lo possiamo cliccare e vedete che compare, no? Questo è molto importante, perché quando devo fare delle operazioni, se mi scompare, devo avere questo elenco dati. Ecco, questo era un video di addendum. Il video è finito, vi lascio, vi ringrazio per averlo visto. Al prossimo video di Logistics and Analytics Italia. Salve.